capitolo 20 luglio 2005 c'è scritto un post: incontriamoci su Unità. Ho pensato come fare per dare a tutti coloro che seguono il mio blog l'opportunità di incontrarci tra loro, discutere, prendere iniziative, vedersi di persona. Ho discusso con i miei collaboratori e ho deciso di utilizzare il Meetup. Nasce tutto così. Il Meetup in realtà è una fesserina. Ci sarebbero tanti altri strumenti in internet molto, ma molto più validi del Meetup. Però il Meetup viene utilizzato all'inizio perché è lo strumento più facile. Allora, a questo punto la domanda è: che cos'è il Meetup? Il Meetup è questo, con il Movimento 5 Stelle in realtà non c'entra nulla. Perché il Meetup è un sito americano. Infatti è meetup.com. Quindi il Meetup non è del Movimento 5 Stelle. Il Meetup è un sito come può essere Google, come può essere, che offre una piattaforma dove all'interno di questo sito fare delle stanze virtuali, delle piazze virtuali, dei forum privati, chiamateli come vi pare, appunto i Meetup che ci sono lì. Così, per esempio, se noi andiamo dentro al Meetup, non c'è soltanto per i diritti, 5 stelle, eccetera, eccetera, ma noi potremmo fare il Meetup degli appassionati della musica, il Meetup degli elettricisti, eccetera, eccetera. Ora, dato che però Grillo gli ha dato, diciamo, un bel boom, se noi andiamo a fare una ricerca sul Meetup, troviamo che praticamente l'80% delle cose che ci sono sono tutte a firma 5 stelle. Ok, e quindi abbiamo Vignola, Conterenzio, Bologna, la Bassa Bolognese, Porto Maggiore, Argenta, Castel San Pietro, ne abbiamo tantissimo. Tanto per male, lo sapete già, lo conoscete benissimo. Cosa abbiamo qui a Bologna? Qui a Bologna ne abbiamo due: Amici di Beppe Grillo e il Meetup ufficiale che si chiama Movimento 5 Stelle. I due Meetup hanno delle storie diverse e funzioni diverse. Così, il Meetup Amici di Beppe Grillo è sicuramente il Meetup storico qui a Bologna, quello che vanta più persone iscritte e quello con cui è nato sostanzialmente il Movimento 5 Stelle della Bologna, e che ha, diciamo così, un taglio più ampio di studio. Si discute di tutto, è una piazza virtuale dove si può discutere di tutto. Il secondo Meetup, invece, il Meetup dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, ha un taglio diverso, cioè sostanzialmente si utilizza lo stesso strumento ma con una finalità diversa, che è quella di collaborare strettamente con le attività sviluppate all'interno del consiglio. Infatti adesso vi farò vedere che, al contrario degli altri Meetup, tutti gli altri che potete vedere, che funzionano tutti nello stesso modo, perché, diciamo così, la struttura del sito del Meetup è imposta, però viene organizzata in maniera diversa il Meetup del Movimento 5 Stelle. Questo è il Meetup del Movimento 5 Stelle. Non lo so fare, ci perderei un po' di tempo. Allora, io qui nel pubblico una persona che potrebbe rispondermi a questa domanda, ma è quando è nato? Il 25 aprile del 2003. Hai visto? Il giorno della ricorda. Sì. Lo sapevo che ci devo parlare. Sì, questo sì. Allora, in questo, però, cioè, proprio gli ho detto, dato che non siamo tantissimi, e dato che probabilmente molti di voi, cioè, non è che vi devo ripetere e dire le stesse cose, tutti quanti sanno, guardate, io mi tappo, non conosco già benissimo, io vado tutto veloce. Se invece qualcuno mi dice, no, vabbè, partiamo, di meglio, eccetera, eccetera, io vado tutto il tempo. Okay? Quindi, se qualcuno non capisce, se qualcuno dice, vabbè, andiamo avanti, noi andiamo avanti senza problemi. Un punto che molti si sbagliano, quando vengono al banchetto, e la registrazione, in questo senso, dato che vi ho spiegato che il meetup.com è un sito, i meetup che sono dentro sono delle aree virtuali, delle piazze virtuali, in realtà quando noi abbiamo una doppia registrazione su questo sito. Da un lato creiamo un account, cioè un profilo, con cui ci registriamo a meetup.com, cioè a quella piattaforma del sito americano dove poi ci possiamo iscrivere a tutti i meetup che vogliamo. Quindi dobbiamo creare, diciamo così, due registrazioni. Una al meetup.com. Poi, creato l'account, il profilo, possiamo
registrarci al meetup Amici di Beppe Grillo, al meetup Movimento 5 Stelle, al meetup di Firenze, al meetup che vogliamo. Sono altre registrazioni. E così lo vediamo subito questo punto. Qui in alto infatti c'è scritto entra ed iscriviti. Iscriviti appunto una normale registrazione al sito, uno preme qui, mette semplicemente il tuo nome, la mail e scegli la password, poi iscriviti. Potresti anche utilizzare l'account Facebook, probabilmente la scelta più infelice, perché altrimenti poi rimane sempre collegato. Invece uno si crea un account per fatti suoi e così sa che quello è il suo profilo per il meetup. Una volta che ti iscrivi, potrai andare sulla paginetta Entra, dove fai il login come per qualunque altro sito. Quindi metti il tuo indirizzo mail, che in questo caso corrisponde a quello che si dice ID, username, è sostanzialmente la stessa cosa. Io ci metto il mio e andremo avanti. Ok, io infatti adesso ho Davide De Matteis. Davide De Matteis si è logato sulla piattaforma di tap.com. Adesso potrei unirmi a quanti meetup voglio. E così, ad esempio, se vado qua sopra, ci sono i miei gruppi, che i miei gruppi sarebbero i miei meetup. Io sono iscritto a 3 meetup, gli altri non mi interessano. Io sono iscritto ad Amici di Beppe Grillo di Bologna, a meetup API Testing, che è una cosa di programmazione, e al Movimento 5 Stelle di Bologna. Perfetto. Adesso apro un'altra pagina dove vado in Matteis, perché dato che ho aperto due browser diversi, no? Ho aperto due cose diverse. Sostanzialmente su quest'altro browser, cioè su Internet Explorer, non sono logato come Davide De Matteis. E infatti sopra c'è ancora il mio pulsante Entra, ma in più compare quest'altro pulsante, Unisciti a noi. Appunto la registrazione che dicevo prima. Cioè, uno si registra alla piattaforma meetup.com e poi preme il pulsante Unisciti a noi. Ogni meetup, Amici di Beppe Grillo, questo qui, quello di Firenze, quello di Milano, tutti quanti hanno il pulsante Unisciti a noi. Ok? È abbastanza facile. Una volta che abbiamo fatto Unisciti a noi, il pulsante sparisce perché c'è scritto il mio profilo, perché io sono logato e sono un membro del meetup Movimento 5 Stelle di Bologna. Il template, si dice, la struttura di questa pagina, così come è fatta, sostanzialmente uguale e la ritroverete in tutti gli altri meetup, è identica. Si può cambiare, non lo so, lo sfondo, l'immagine, mettere dei dati diversi, organizzarlo leggermente, in maniera leggermente diversa, però fondamentalmente è la stessa cosa. Quindi una volta che ne impariamo uno, capiamo tutti gli altri. Impariamo questo perché questo ha qualche particolarità di più e c'è più simpatico. Allora, per esempio, qui se noi facciamo la nostra home page, abbiamo, come in ogni sito che si rispetta, qualche informazione introduttiva. E qui sotto abbiamo, se vedete scorrendo, i nuovi meetup, che in questo senso sarebbero gli incontri che verranno. E quindi per esempio abbiamo proprio piattaforme web del Movimento 5 Stelle, c'è l'incontro di oggi, poi c'è Navita, Assemblea dei Cittadini, eccetera, eccetera. Difatti, se noi andiamo sul nostro calendario qui a fianco, abbiamo questa bella sorpresa, cioè abbiamo un calendario con tutti gli eventi. Questi più chiari sono quelli che sono già passati e andati. Se scendiamo giù, questi più scuri, riferiti chiaramente alla data odierna, sono quelli che ci sono oggi e nei giorni a venire. Tutti gli eventi, tutti, vengono calendarizzati sia qui che sull'altra unità. Meno male, tutti quanti utilizzano questa risorsa, questo strumento per aggregare le persone. Se io poi entro sulla piattaforma web, questo è l'evento, ci sono tutte le indicazioni, a fianco ci sono tutti quelli che parteciperanno, uno mettere sì, no, forse, commentare, insomma è molto semplice. Altro punto importante di questo meetup, la parte forum, le discussioni. Perché ci tengo a parlare di questo forum?
in particolare, perché questo è un po' particolare rispetto agli altri. Cos'ha di particolare? Le organizzate in cartelle, ma ogni cartella corrisponde a una commissione che è dentro il Consiglio di Bologna. Ogni cartella, quindi prima commissione, che corrisponde alla commissione consigliare affari generali, statuto, partecipazione e regolamenti. La seconda commissione, che è quella del bilancio a Bologna, è proprio qui. Terza commissione, quarta commissione e così via. A cosa serve tutto ciò? Significa che i consiglieri di Bologna sostanzialmente mettono i provvedimenti, cercano di incentivare la discussione sulle tematiche che loro realmente affrontano all'interno del consiglio e le persone tramite il meetup parlano di quell'argomento specifico e quindi da un lato possono aiutare il consigliere in una determinata tematica, dall'altra potrebbero anche proporre loro delle nuove tematiche. Diciamo che abbiamo detto tutto, perché poi adesso vi faccio le domande a voi così vedo se siete. Anzi, no, dico un'altra cosa, se andiamo nel nostro calendario, qui ci siamo imposti, diciamo così, delle scadenze. Le scadenze sono ogni primo mercoledì del mese c'è un incontro fisso qui dove i consiglieri relazionano ai cittadini. Quindi ci saranno qua i consiglieri, dicono noi in consiglio abbiamo fatto questo, noi in consiglio ci è capitato questo, è successo quest'altro. Il secondo mercoledì del mese, qui ci sono tutti i tavoli, ogni tavolo corrisponde a un gruppo di lavoro, che a sua volta il gruppo di lavoro corrisponde a una delle commissioni che abbiamo visto lì, e i gruppi di lavoro dicono, allora noi abbiamo elaborato questo provvedimento, lo possiamo portare dentro il consiglio? Per registrarsi a questo sito, cioè a questo meetup, quello del Movimento 5 Stelle, c'è qualche peculiarità in più. Nel senso, ognuno quando fa il suo meetup decide come registrarsi. Noi che abbiamo fatto questo, volevamo qualche garanzia in più, qualche certezza in più, in questo senso. Dato che c'è un coordinamento, dato che sullo stesso vengono messi gli atti e i provvedimenti che ci sono in comune, allora si vuole una registrazione, diciamo, con una certa attendibilità, niente di trascendentale. Però, quando voi andate a premere unisciti a noi, qui come vi ho fatto vedere prima, vi dirà, metti nome e cognome, indirizzo mail, le solite cose. Ecco, la partenza qui è mettere il nome e cognome reale. Solo questo, nome e cognome reale, poi successivamente vi diranno di mettere una foto. La foto serve una foto dove siete riconosciuti. Questo non perché vi vogliamo elettronicizzare, ma perché questo non vogliamo che una persona fa nove profili. In questo modo una persona ne fa uno soltanto, ci mette la sua bella foto, la registrazione rimane pendente fin quando uno non dice ah sei tu e allora ti abilitiamo, perché altrimenti ci troviamo nella situazione in cui come in tanti altri forum siamo 30 persone ma in realtà è una sola persona che ha creato 30 profili diversi e allora chiaramente non va benissimo. Ricordo ancora insomma era il 2008, il 2009 che qualcuno volesse collaborare ma per motivi di opportunità, soprattutto in termini di lavoro e cose varie, si registrasse con uno pseudonimo, quindi era cioè, giusto mantenere questo tipo di opzione, solo che si richiede tipo, eventualmente uno abbia la necessità di non iscriversi con il proprio nome e cognome, di comunicarlo agli organizer. Infatti c'è scritto che la richiesta viene accettata qualora ci fossero dei problemi a registrarsi, di contattare l'organizer. Tratta solo, quello è il modo per venire in contatto con il gestore del meetup in maniera tale da avere quantomeno una mail di riferimento. Perché chi gestisce il meetup non ha accesso comunque sia alla vostra mail, la mailing list del meetup. Sì. Aggiungo un dettaglio se posso. Vai. Allora, il meetup è una piattaforma a pagamento. Chi dà la sua carta di credito per pagare il meetup è in qualche modo responsabile di quello che viene scritto. Quindi se sul meetup viene violata la legge, il moderatore, il proprietario della piattaforma meetup può moderare, diciamo, la questione.
Questa piattaforma immagino sia stata voluta in questa maniera dopo l'esperienza brutale di febbraio dell'anno scorso, in cui una simpatica banda ha pensato bene di violare la piattaforma degli amici di Capitolo di Bologna, pubblicare delle mail private e insomma c'è stata tutta una questione dietro. Qual è il problema? Che una persona che si è vista pubblicata una sua mail privata era anche la proprietaria della piattaforma vitale, quindi oltre al danno la beffa, qui si rischiava di beccarsi una denuncia per non aver moderato una mail pubblicata dal titolare della vita, quindi è stata questa una cosa assurda. Quindi il memore di questa cosa è stato deciso di aprire una piattaforma tecnica, diciamo. Tecnica nel senso che chi vuole impegnarsi seriamente ad aiutare i consiglieri a collaborare, anche se vogliamo qualche essere una sorta di scuola, comunque facendo le cose, non so, quest'anno ci sono tante, diciamo, ci sono amministrative in quasi tutti i comuni della provincia, aver aiutato magari il consigliere in quest'ultimo anno può essere servito anche per un'esperienza personale in comune come consigliere o è comunque un'esperienza, insomma, e quindi si è scelto di tenere sotto controllo, diciamo, le iscrizioni solo e esclusivamente su questa piattaforma per questo motivo. Invece il K14 continua ad essere libero, i moderatori in caso di cose strane ovviamente intervengono, ed è comunque, cioè, bisogna stare molto attenti a quello che si... Diciamo, la piattaforma è bella, è abbastanza comoda per raggruppare gente, però bisogna stare sempre attenti perché purtroppo la legge punisce anche il proprietario del blog, se non modera in un certo periodo eventuali offese piuttosto che eventuali diventare reati. Scusa la parentesi, ma mi sembrava doverosa. Questo è nuovo, diciamo, c'ha pochi mesi. Bologna 5 Stelle Tutti. Qual è la finalità di questo sito? La finalità è proprio quella di creare uno startup, cioè bene o male la finalità di questo incontro. La finalità di questo incontro era quella di dare la possibilità alle prime persone che si approcciano di avere, diciamo così, non tutti gli strumenti, tutte le risorse, per la nostra ricerca, una selezione di strumenti e di risorse in modo tale da muovere i primi passi, perché il 5 Stelle è sicuramente il suo strumento principale è il web, però insomma nel web c'è di tutto di più. Allora uno magari all'inizio viene al banchetto e dice ma io dove mi posso trovare? E a volte quante cose si trovano sul Movimento 5 Stelle. Allora l'idea è proprio quella di accentrare su alcuni canali delle istruzioni di base e poi fare i primi passi, poi ognuno chiaramente sceglie le piattaforme, i siti che preferisce. E quindi sostanzialmente Bologna5stelle.it dovrebbe proprio essere questo, il punto di partenza, prima ancora magari forse del meetup, per avvicinarsi al 5 Stelle di Bologna. L'idea comunque è sempre quella di avere un punto di riferimento dal punto di vista dell'informazione, cioè un inizio da cui partire, da cui si legge l'articolo del consigliere Marco Piazza con l'articolo di Massimo Bucani. Da qui uno scopre che in realtà il Bologna 5 Stelle ha anche una pagina Facebook, che ha una pagina Twitter, che ha il meetup che abbiamo visto prima, che ha un canale YouTube. E così, ad esempio, sempre partendo da questo sito, scopre il modo per attivarlo. Se ci avete fatto caso, anche se si vede male, ogni articolo è collegato alla commissione. Qui c'è scritto seconda commissione, bilancio e pianificazione. Perché ogni articolo si cerca di indirizzare il lavoro sempre in quel senso. Cioè,
strutturarlo per commissioni, in modo tale da creare appunto l'informazione e la partecipazione orientata a quelli che sono i provvedimenti, le attività che si fanno all'interno del Consiglio. E quindi, bilancio e commissione, abbiamo parlato della TC Sostra, che non riesco a leggere, non dimentichiamo. E quindi magari si apre la stessa discussione parallelamente all'interno del Meetup. Possiamo vedere poi il link sopra, lo possiamo spogliare un po' anche perché è abbastanza semplice. Portavoce. Qui, anche se è un po' lento purtroppo, questa pagina è molto simpatica, partecipa, perché lì sostanzialmente sono indicate in modo sintetico un po' quello che volevo trasmettervi questa sera, cioè il lavoro fatto tra gruppi di lavoro, commissioni consigliarie e portavoce all'interno del comune. E quindi nello stesso modo ci sono tutti i contatti per contattare le commissioni, per contattare i gruppi di lavoro e per relazionarsi con loro. Se andiamo su eventi, qui troviamo sostanzialmente il calendario che trovavamo al Meetup, sono collegate le due cose. Quindi tutti gli eventi, una volta che vengono postati sul Meetup, vengono ripetuti anche qui. Trasparenza sono le buste paghe, eccetera, eccetera. Contatti, qui c'è un piccolo form, un piccolo modulo, sostanzialmente dove noi possiamo scegliere il gruppo di lavoro che vogliamo contattare, il consigliere che vogliamo contattare, il quartiere che non, oppure per esempio le mail generali per la comunicazione di carattere generale info@colombi5stelle.it. Ecco, si è aperta la partecipazione e democrazia. Ecco, qui c'è la corrispondenza tra le commissioni consigliari e i gruppi di lavoro. Quella che cerchiamo di fare ogni secondo mercoledì del mese, cercando di rispettare questo lavoro in modo tale da dare un supporto effettivo all'attività all'interno delle istituzioni. Adesso allora abbandoniamo la parte Bologna e andiamo invece a vedere quella a livello nazionale, per quel poco che posso raccontarvi, nel senso che se dal punto di vista del locale qualche cosina la possiamo fare, quindi i fantastici suggerimenti per aggiungerci qualche funzione oppure per discutere, per parlare, eccetera, eccetera, dal punto di vista nazionale chiaramente non è di nostra competenza. Allora, questo è il blog di Beppe Grillo. Allora, blog, cosa significa blog? Blog significa sostanzialmente diario personale. È il primo magazine solo online, cioè in realtà è qualcosa di molto più corposo. Ormai ha ancora una struttura di blog, magari non bellissima, però probabilmente è giusto mantenerla così perché nel tempo la gente che l'ha seguito si è fidelizzata a questo tipo di struttura. E infatti la struttura del blog è pari pari a quella di un blog come quelli che si scaricano dei siti amatoriali. Nella prima colonna, la colonna centrale, sono gli articoli in ordine cronologico, che sono questi. Poi, tecnicamente, questa è la prima sidebar e questa è la seconda sidebar. Loro mettono nella prima sidebar sostanzialmente i commenti e altre cose di rilievo, tipo ci mettono, questi sono tutti i commenti. Poi mettono sotto, che purtroppo si legge male, mettono questo che è un rotocalco, mettiamolo così, il PDF, la settimana, sotto ci sarà l'archivio della settimana, eccolo qui, scarica la settimana, e poi ci sono i sondaggi del blog. Sulla seconda sidebar, che è quella più in là, invece sostanzialmente ci sono bene o male, ve la dico, ecco, ci sono link a siti di terze parti, cioè Zezé che poi richiama tutte le altre, che qui non si legge chiaramente, però richiama siti terzi, per esempio lì è tinyurl.com, la cucina.it sotto. Ok, la struttura sebbene un po' caotica, però poi fondamentalmente è abbastanza semplice. Sopra andiamo veloce, perché tanto lo conosciamo tutti questo blog.
Sopra abbiamo la newsletter e sappiamo tutti che cos'è. Significa che noi ci iscriviamo e riceviamo una bella mail che ci dice abbiamo pubblicato questo o quest'altro. Archivio sondaggi, di sondaggi probabilmente molti, quasi tutti di voi hanno partecipato. Poi abbiamo login e registrati. Come dicevo prima, spiegavo prima, login e registrati anche qui è ambivalente, nel senso che se io premo qui registrati, bene, qui abbiamo nome, cognome, nickname, email, il tuo indirizzo web, città, password, conferma password e la carta d'identità, dov'è? La carta d'identità non c'è, perché questo è il blog di Beppe Grillo, non è il Movimento 5 Stelle. Il blog di Beppe Grillo ti dà la possibilità, e te lo dice sopra, di scrivere i tuoi commenti sul blog, non di votare, non di autenticare. L'autenticazione è una cosa diversa. L'autenticazione è sempre all'interno del sito di Beppe Grillo, ma sotto un'altra sezione, quella del Movimento 5 Stelle. E allora scopriamo che qui sopra c'è iscriviti al Movimento 5 Stelle, e se noi vediamo qua, entriamo in un altro mondo, che è questo, che già tutti quanti conoscete, però questo è sostanzialmente una sottosezione del sito sempre di Beppe Grillo, e infatti si vede qua sopra, Beppe Grillo sbarra movimento, però è sostanzialmente un sito che è dentro Beppe Grillo, cioè sfrutta sostanzialmente la velocità, mettiamola così, i server del sito di Beppe Grillo, lo sfrutta, ma è sostanzialmente una piattaforma a parte, si occupa di altro, diciamo, tra virgolette. E infatti qui abbiamo le liste a 5 Stelle tutta Italia, il forum, quello lì, e il forum di discussione, che dopo vi faccio vedere. Se qui ci sono tutte le liste, ok. Parlamento a 5 Stelle. E qui ci spostiamo nella sezione del Parlamento, che in realtà vi volevo far vedere dopo, quindi torno indietro. Il programma del 5 Stelle, questo apre il file, PDF che si può scaricare, eccetera, eccetera, il non statuto, e lo conosciamo tutti quanti. Fermiamoci invece qui. Crea la tua lista. Questo sicuramente adesso diventa il link più interessante, chiaramente non ve lo sto né a spiegare né a leggere, però questo può essere un bel punto di inizio per chi si vuole attivare, per chi vuole portare avanti un progetto nella sua zona, dove chiaramente non c'è nessun altro. E qui ci sono un po' le istruzioni di uso. Ecco qui, qui abbiamo iscriviti al Movimento 5 Stelle. E qui abbiamo i dati anagrafici, vedi che è tutto molto più preciso qui, nome, cognome, nato, sesso, la tua foto, email, conferma, eccetera, eccetera, e per magia qui sotto compare documento, carta d'identità. Questa carta d'identità che ti dà la possibilità di autenticarti ed entrare nella nuova parte, che non è il magazine di Beppe Grillo, ma è il Movimento 5 Stelle. Questa nuova parte, una cosa che ti permette di fare, è entrare nel forum che sta qua. Che il forum è visibile a tutto, ma soltanto chi è autenticato può scriverci sopra. Qui si possono scrivere le proposte, adesso si vede anche male, quindi insomma il massimo, però qui si possono scrivere le proposte, la gente le vota con un semplice meccanismo di mi piace, un po' come Facebook, e le votazioni salgono sui commenti, quindi la proposta più gradita sale su rispetto alle altre. E questo ve l'ho bene o male raccontato. Scriviamo www.parlamentari5stelle.it. Parlamentari5stelle.it è l'indirizzo che potete ricordare per arrivare più facilmente alla sottosezione sempre del sito di Beppe Grillo. Perché infatti sopra vedete che c'è scritto www.beppegrillo.it/movimento/parlamento. Sostanzialmente il sistema è fatto in modo tale che scrivendo parlamentari5stelle.it uno lo scrive sul suo computerino, ma in realtà si effettua un redirect, si dice,
semplice, cioè reindirizzamento verso quest'altro link. E questo è il sito proprio dei parlamentari, è proprio il loro angolino dove noi possiamo trovare tutte le informazioni sulle attività del Parlamento, sia Camera che Senato. Anche qui si vede male la parte di sopra, però ve la spiego velocemente: atti ispettivi, progetti di legge, cittadini alla Camera e cittadini al Senato. In realtà questi sono tutti link istituzionali. Se io premo qui, che è un link di facile accesso per arrivare sostanzialmente a dove sul sito istituzionale ci sono i progetti di legge. Invece un po' più particolare è commissioni, perché chiaramente questo parla un po' più di noi. Quindi commissione affari costituzionali, giustizia, esteri, difesa, bilancio, eccetera, eccetera. Eventi. Eventi. Qui sostanzialmente vengono pubblicati tutti gli eventi su scala nazionale. Comunicati, non ve lo sto neanche a spiegare. Trasparenza, questo ve lo faccio però vedere, che chiaramente sapete già che cos'è. E sono tutti i parlamentari e ogni faccina è cliccabile e ci spiega quanto prende e cosa rende. Mi volete fare qualche domanda, senza che parlo soltanto io? Che ne pensate? Allora, io adesso... Allora, c'è questa bellissima applicazione, questa è molto utile. Se non sapete come si fa, vi insegno a scaricarla. Si chiama parlamentare5stelle.it. È un'applicazione di Android. Quindi chiaramente dovete avere uno smartphone, un tablet, base Android. Poi andate sul vostro bel Google Play, che chiaramente sapete tutti quanti come se ne, no? E scrivete parlamentare5stelle. Una volta che scrivete parlamentare5stelle, vi esce questa iconcina qua. Voi la premete. E sostanzialmente ci sono tutti gli aggiornamenti, non solo proprio di Beppe Grillo, ma c'è un po' di tutto, c'è le commissioni, le news delle commissioni, video della Camera, video del Senato, Facebook, c'è un po' di tutto. E ha un vantaggio secondo me strepitoso, cioè il fatto che non deve caricare tutto il template del sito e quindi è molto ma molto più rapido leggersi le notizie. E quindi non dovete impazzire per girare da una parte all'altra. Poi è fatto bene, è veloce. Io consiglio invece di avere 5S e Parlamento, perché ha più applicativi e più eccetera. M5S e Parlamento. M5S, ah, io anche ce l'ho, che questo qui. Mi sa che questo qui ci sono in effetti più notizie, forse, perché ci sono anche le notizie di tutte le commissioni. Ha ragione. Quello è più completo rispetto agli altri, a quelli ufficiali. Ha ragione, questo, l'altro è l'ufficiale, ma comunque questo è fatto molto bene. Poi porto direttamente al sito di Beppe Grillo, c'è il login all'inizio, c'è il Parlamento, ci sono molte... Quest'altro si chiama M5S Parlamento. M5S è per la piattaforma iPhone, se qualcosa. Penso di no. Comunque prova ad andare sullo store di iPhone, cerchi M5S o Parlamento 5 Stelle, si chiamerà allo stesso modo, però lì c'è scritto solo Google Play, che è la piattaforma Android, quindi secondo me ancora su iPhone non è stato fatto. Bene, io però sostanzialmente vi ho detto un po' tutto, sono andato veloce. Vi volevo però far vedere la chicca, c'è il nuovo sistema operativo. Vediamo, non so se tutti quanti l'avete visto. Allora, qui di solito, come adesso con la legge elettorale, esce il voto. Quello che tu hai votato, premi qua e dai la tua preferenza. Invece dall'altra parte ci sono le proposte delle leggi parlamentari. Secondo me il sistema è molto molto semplice, però tenendo conto che l'hanno fatto da poco e in continua evoluzione, ogni volta che ci entra ci sono delle opzioni nuove, e secondo me è una bomba, nel senso che è fatto molto bene, perché chiunque riesce a capire facilmente come funziona e come muoversi. Quindi con tutte le limitazioni che può avere, nel senso
che è all'inizio, diciamo così, è un bambino, mettiamola così, ma è fatto molto bene. Qui ci sono l'elenco delle leggi, sotto ci sono tutte la prima pagina, la seconda pagina, eccetera, eccetera. Per esempio, questi sono gli stupefacenti, i ferraresi che dalle nostre parti. Uno entra dentro, vede il titolo della legge, la proposta di legge, c'è pure il pulsante per vedere l'anteprima, vedi, fatto benissimo, c'è la finestrella che si apre, sotto c'è anche la sintesi, fatto tutto molto bene, e poi sotto ci sono gli interventi. 1655 interventi, li possiamo poi catalogare per integrazione, modifica, obiezione, suggerimento, eccetera. Per esempio, con o senza risposta, con risposta. Per esempio, vediamo con risposta, se ha risposto per la resa. Dice la commissione che non è. Ecco, vedete? Qui risponde il parlamentare, ha perfettamente ragione, ma in questa occasione non sarà possibile per motivi tecnici. Qui anche risponde. Insomma, è una bella opportunità. Certo, si può fare sempre meglio, però secondo me è molto semplice, quindi è immediato ed è molto veloce. Io direi che finito, non ho tantissimo altro da dire, anche perché doveva essere uno start-up questo, quindi due o tre parole. Ma adesso la parola passa a voi, se volete fare qualche domanda, io vi faccio un sorso di piacere. Non riuscivo, cioè, è un po' dispersivo proprio, nel senso che non ci sono mille interventi, non sai cosa leggere. Sicuramente, è molto perfetto, sicuramente è molto perfetto. Però insomma uno deve vedere anche, anzi non altro, uno deve vedere tutto nell'ottica di un'evoluzione dell'impegno che ci mettono. Adesso non per fare lo sponsor così gratuitamente, però in effetti bisogna considerare che tutto nasce nel 2005, no? Da lì c'è un boom che è eccezionale, no? Ci ritroviamo in pochissimi anni a dover creare tutti questi strumenti, tutte queste risorse per tutti, per gestire poi qualcosa che non si è mai gestito prima in questo modo. Insomma, uno deve fare anche queste considerazioni. Probabilmente, guarda, te lo dico col cuore, probabilmente lì ci sono 2000 commenti, magari il parlamentare li legge la metà di quei commenti che ci sono lì, però è l'inizio. Sicuramente quella detta forma si trasformerà magari in qualcos'altro, fatto meglio, dove magari gli interventi vengono organizzati in maniera diversa, è perfettibile sicuramente, però è un buon inizio, perché comunque è chiaro, bene, l'impegno comunque del parlamentare da mettersi là, aggiungerlo, fare la sintesi, lui o chi per lui, c'è dietro, c'è un bel lavoro per fare una cosa del genere. Sicuramente rispetto a come sono state fatte le cose fino ad ora. Sì. Io personalmente sono contento. Poi sicuramente c'è la limitazione che dici tu, c'è. Non hai detto una cosa importante. Per esempio nei chat c'è una cosa che pochi utilizzano. All'interno dei vari chat c'è un motore di ricerca, uno può cercare la discussione cui più interessa. Per esempio io in Camp di Bologna ho aperto moltissime discussioni occupando di diverse cose, tutte le telecomunicazioni, all'abbinamento, ai LED, eccetera, ho aperto diversi argomenti. E per cercare questo argomento uno può utilizzare i vari motori di ricerca che esistono. Bene, ti faccio vedere come si fa. Proprio so così. Però no, anche sono discussioni. Poi qua c'è, quando siete dentro le varie discussioni, sulla destra parla una finestrella, dicendo c'è, per chi uno può comunque cercare un argomento, ad esempio, carta di identità.
Sì, vabbè, pure con altro non lo so, ambiente tu come ti chiami? Io? Sì. Qualcosa non ti è chiara? No, ho visto un po' la città. In discussione? Sì, sì. La prima volta che viene no. Sì, certo. Bella cosa, vedi? Perché bene o male, infatti, gli altri bene o male li ha sempre visti. Chi è la prima volta che viene? Vabbè, però tu sei un esperto di San Giovanni. In realtà ci sono due cose che mi sono dimenticate che ci avevo detto qui, quindi per chiudere il cerchio ve le accenno. Uno è il sito Emilia Romagna, che anche la regione c'è il suo sito, ed è specificatamente così www.emiliaromagna5stelle.it. E l'altro è comunque un altro sottocanale del sito Prefettina.it che è la cosa, sostanzialmente la TV del Movimento 5 Stelle. Che vabbè, adesso non. Anzi, ma questa l'abbiamo, che bella, perché anche perché si è messo via quello che non ho mai sentito di. Questa l'apriamo. Il sito è molto semplice, nella parte in streaming chiaramente c'è chiaramente qui c'è la trasmissione, qui ci sono la chat, qui c'è la chat, qui c'è la programmazione e qui c'è la spiegazione dei programmi che vanno in onda. Questo lo faccio vedere più che altro questo link e poi vi saluto. Perché qui, ecco, ci tenevo a mostrare questo perché questo è un programma interessante che è 5 giorni a 5 stelle, che sostanzialmente è un riassunto, una sintesi delle attività dei parlamentari in quella settimana. Quindi quello sono chiaramente, poi fa un link, cioè ci sono anche su YouTube, eccetera, eccetera, però questo è un buon, diciamo così, punto di partenza per ricordarsi che esiste 5 giorni a 5 stelle. Questi vari linee, il SIT, il Movimento 5 Stelle di Bologna, che mandano questi link al Parlamento. In realtà c'è sotto. C'è sotto, adesso non forse tutti quanti, però sotto c'è Beppe Grillo, Facebook, Twitter, YouTube di Beppe Grillo, la cosa, di scrivere. Cioè nel sito Movimento 5 Stelle di Bologna, poi il Movimento 5 Stelle di Bologna. Questo è Bologna 5 Stelle. Sì, questo qui è Bologna 5 Stelle e sotto nel footer, cioè a piedi pagina ci sono queste cose. Non c'è 5 giorni 5 Stelle però, perché secondo me sono dei bei filmati perché sono montati ad hoc che fanno una sintesi accettabile della situazione. C'è la cosa, sì, da sotto c'è la cosa. Questa qui purtroppo si legge male, però la cosa sta qua. Questo è il Parlamento 5 Stelle, Emilia Romagna, anzi della regione, lo faccio vedere. Va bene. Posso chiedere un tecnicismo sul sto cercando di fare qua la pagina sul proprio perché mi lo specifico. Sì, sono riuscito, sono tornato al foro. Ma su di credito, fai il pagamento in più sulla destra. Ma non si riesce, non si rovina, a che non finisce il mio tempo. Attorno alla fase principale. Tu ci sei una condizione? Non è facile. Ce lo puoi fare? Infatti, come stiamo? Stiamo voltando. È una delle cose più scruse che esiste sulla faccia della terra. Allora, provato, fa facile, folder, ma non sono riuscito a trovare un cavo di comando di una allora, poi. Non lo so.
non credo che i comuni si è data la possibilità di applicare i tempi. Lo può fare la regione di Romagna, lo posso fare le regioni, possono modificare il template della pagina, quindi puoi mettere dei tasti eventualmente. La soluzione che ti consiglio io è di creare, mettere un widget su una barra laterale in HTML. Okay, proprio devo scrivere. E poi ti scrivi, ci metti un tasto con un cosiddetto form o dietro, dietro. Sono in pratica. Io credo in origine erano pochi cioè le liste certificate che avevano il sito sulla parte. Di conseguenza era possibile a tutti modificare il template, quello di Bologna era modificabile, difatti non era quello. Poi quando è stato deciso di applicare un unico template a tutte le liste, a quel punto è stata tolta la possibilità di modificare il template ai comuni, è rimasta la regione, difatti. In Piemonte e in Romagna, se vai a vedere, hanno un template diverso, fatto ad hoc e modificabile. Sono andato su quello di Bologna e ho detto che forse l'hanno fatto, sì, non è possibile. Infatti se tu vai e ad esempio carichi un template di prova che c'è tra quelli disponibili, non te lo trovo. Se fai il giorno a parte ci metti 5 minuti che il sito riscrive tutto, perché lui riscrive tutto in statico, cioè la lentezza è data da questo fatto, che tu modifichi tutto, poi nel momento in cui fai pubblica, è spagnolo, cioè, non so, è anche tradotto in inglese, poi spagnolo, non si capisce bene come è, che lingua sia, lui riscrive tutta la pagina in statico, in statico. Questo fa sì che sia molto veloce la realizzazione della pagina in caso di molti accessi contemporanei. La controparte è estremamente lento da backend, cioè è estremamente lento, è complesso, è strampalato, cioè, è una cosa vecchia al di fuori di ogni logica attuale. Paolo, siamo quella versione lì, siamo 2005, siamo 2005 e non è stata mai aggiornata da parte serve, quindi sono quello che ha dei vantaggi, perché non è che ne parlo male. Ma guarda, la mia era di vantaggio, è molto complesso. Però era quello che ho visto, che ci ho trovato tutta una se nuova... vuoi fare qualcosa di particolare, sì. Li vuoi modificare, ti crei il widget dei campi con dell'HTML, cioè, perché è l'unica strada, non riesci a utilizzare anche i widget già precaricati, spesso non sono Associazione è uguale,
sono sempre categorie, ma non hanno la struttura gerarchica, cioè sostanzialmente il tag, che significa etichetta, significa che tu associ a un post un'etichetta specifica, quindi metti per esempio ambiente, questo post della terza categoria è ambiente, quest'altro post della prima categoria è ambiente, energia e nucleare. Quando io andrò a fare la ricerca per ambiente, lui mi prende tutti i post che hanno il tag ambiente. Io e la professione abbiamo provato a inserire le categorie, no, non so di cosa le categorie, però non riuscivamo a mettere dentro dalle post. Tu devi avere il post, poi fai modifica e ci aggiunge il tag. Solamente che se c'hai 4.000 post, devi avere 4.000 post probabilmente. Ma questo è la verifica e metta. Comunque poi ci vediamo insieme, diciamo così, vedendo. Chiudiamo tutto? Grazie. Ti ripeto?